dobbiamo diminuire ulteriormente i danni conseguenti agli incendi boschivi attraverso forme di contrasto che devono essere intanto, devono riguardare forme di prevenzione efficaci, sia dal punto di vista ambientale, con la sensibilizzazione anche degli agricoltori, degli operatori in genere, per evitare quelle situazioni che innescano gli incendi, ma anche sotto l'aspetto dell'ordine e della sicurezza pubblica, perché non dimentichiamo che moltissimi incendi sono di natura dolosa e quindi occorre un contrasto deciso contro i cosiddetti piromani. Noi già ieri in prefettura ci siamo visti, abbiamo fatto una riunione, abbiamo messo a punto una strategia, era presente la regione, erano presenti tutti gli attori della campagna antincendi, erano presenti anche i carabinieri forestali che hanno questo compito, quello di prevenire attraverso forme di vigilanza che consentano di individuare ed neutralizzare eventuali malintenzionati. Questo accordo è fondamentale e dimostra peraltro la sensibilità verso il problema da parte della Regione, quindi io direi che ci sono tutti i presupposti per una campagna antincendi efficace. Buongiorno a tutti, io ringrazio il prefetto che è qui oggi presente. Io ho voluto non delegare questa giornata a nessuno, voglio dire, perché ci credo molto in questa attività di prevenzione, ho voluto essere presente oggi e insieme al prefetto e al direttore regionale Franculli dire che è una giornata importante perché è una giornata dove si fa capire che la prevenzione, specialmente nel comparto, nel contesto degli incendi in una regione fortemente poi boschiva, come ha detto il prefetto poc'anzi, è importante collaborare, ma soprattutto è importante prevenire, perché nel nostro territorio la prevenzione in questo settore credo che sia determinante. La Regione è sensibile a questa attività e soprattutto ha stanziato, credo, 730.000 euro per questa iniziativa che durerà fino al 15 settembre. Io mi auguro che possa concludersi il 15 settembre senza che ci siano attività particolari, però voglio dire, noi possiamo anche pensare a procrastinare e quindi a integrare ulteriori fondi qualora ce ne fosse bisogno. Ci auguriamo che questo non sia necessario. Ripeto, è un'attività importante, è un'attività che vedrà impegnato sul territorio molte persone. Ci sarà una centrale operativa anche qui nell'ambito della Regione che potrà coordinare quindi tutta l'attività antincendio. È una cosa che viene ripetuta, quest'anno è stata organizzata nel giusto modo, ritengo, e soprattutto è stata data molta importanza anche a quello che sta l'addestramento poi del personale, perché chiunque sappia cosa fare, come fare e soprattutto interfacciarsi con le persone giuste. Quindi la Regione è insieme alla Prefettura e di comune accordo con i vigili per far sì che il popolo lucano possa, non voglio dire dormire sogni tranquilli, perché di fronte alla violenza degli incendi c'è poco da dormire tranquilli, però che possa e sappia che ci sono delle persone che svolgano questa attività di prevenzione
per far sì che le cose si svolgano nel modo migliore. Abbiamo trovato fin dall'inizio nel Presidente Bardi una persona molto attenta a queste problematiche e ciò ha concesso di arrivare bene in tempo alla sottoscrizione in modo tale che dal 1 luglio possa essere attivo tutto il dispositivo. È stato un lavoro importante che abbiamo condotto in sinergia, come dicevo prima, nelle settimane precedenti, noi come struttura dei Vigili del Fuoco e la struttura dell'Ufficio di Protezione Civile della Regione che sono qui presenti e che ringrazio fortemente. Entrando nel merito del contenuto della Convenzione, essa prevede un impegno straordinario dei Vigili del Fuoco con la predisposizione di 6 squadre aggiuntive sul territorio, in modo particolare per proteggere il territorio della fascia ionica in provincia di Matera, della fascia tirrenica in provincia di Potenza, quindi con la predisposizione di presidi a Metaponto e a Policoro in provincia di Matera e a Maratea e a Senise in provincia di Potenza. E poi il potenziamento della zona del Vulture con l'insediamento di un presidio straordinario a Melfi e della zona di Ferrandina con appunto l'istituzione di un distaccamento straordinario, un presidio straordinario a Ferrandina. Questo nel periodo della massima pericolosità che va dal 1 luglio al 15 di settembre. Inoltre la Convenzione prevede l'istituzione di 6 pattuglie straordinarie DOS, i direttori delle operazioni di spegnimento, senza i quali non è possibile avere l'attività di spegnimento dall'alto con i mezzi aerei, quindi sono figure essenziali e quindi vengono istituite altre 6 formazioni aggiuntive rispetto a quelle che ordinariamente sono presenti. E quindi abbiamo potenziato anche le sale operative dei Vigili del Fuoco di Potenza e di Matera. Non abbiamo dimenticato l'aspetto dei presidi marittimi, sono previste 10 giornate di presenza dei Vigili del Fuoco a Metaponto e a Maratea dal mare, perché non solo in questi 10 giorni di massima affluenza turistica diciamo saremo in grado di dare il nostro apporto in termini di soccorso acquatico, ma dal mare saremo certamente in grado di fare un'attività di avvistamento che ci può consentire di intervenire più rapidamente. In ultimo, veramente questo è l'ultimo, partiranno a giorni le attività di addestramento pratico dei volontari della regione Basilicata, che saranno formati presso i comandi dei Vigili del Fuoco con 4 ore di addestramento pratico che seguiranno un'attività di formazione teorica che sarà curata direttamente dalla regione. Ecco perché c'è bisogno di una fortissima attività di prevenzione, di tutela del territorio e di controllo del territorio, e questo lo devono fare gli attori che stanno sul territorio, a partire dai sindaci. Grazie. Grazie a voi. Grazie.